passo il controllo del video, Giorgio, affinché tu possa iniziare la tua esposizione, l'esposizione sul metodo Scelta Vincente. A te la parola, Giorgio. Grazie per essere tra noi. Eccoci qui, buonasera a tutti, grazie a te Maurizio, buonasera a te e a tutta la redazione che è lì al tuo canto. Chiaramente buonasera a tutte le persone che sono connesse in questo momento, che stanno partecipando e a chi seguirà poi magari anche la registrazione. Buonasera di nuovo, sono Giorgio Pallini, come ha già detto Maurizio, ho già curato un servizio. Di condivisione sulle azioni italiane, che poi è la cosa di cui parleremo questa sera. Sarà un webinar molto rapido, anche frizzante, mi viene da dire, perché mi aspetto diverse domande da qui in poi, perché mi piace poi farli così, webinar, molto interattivi, molto partecipi. Per chi non mi conosce, in questi ultimi anni ho partecipato già un po' a una serie di webinar di formazione sulla cultura finanziaria, come ha detto Maurizio, giustamente, proprio perché ho in questi ultimi anni stabilito quello che è un mio metodo di investimento, di operazioni, ma anche e soprattutto di studio e di analisi dei mercati finanziari, che siano indici, materie prime, forex e nella fattispecie riguardanti le azioni, quindi sia l'equity americana che poi anche quella italiana di cui parleremo molto più a fondo questa sera. Mi piace, sinceramente Maurizio, lo dico molto chiaramente, mi piace di cercare di diffondere quella che è la mia strategia operativa, che poi in sostanza è anche molto molto semplice, tra poco lo vedremo. Non uso nessun tipo di indicatore, nessun tipo di expert advisor che adesso vanno tanto di moda, quindi parliamo delle macchinette, delle cosiddette macchinette, dei robot che aiutano nelle operazioni sia nell'apertura che diciamo, posizionamento quando si ha un'operazione in corso, quindi come gestire anche uno stesso trade. Io invece opero in totale trading discrezionale, quindi senza l'aiuto di nessun sistema automatico. E soprattutto vado ad utilizzare quella che viene denominata da molti lo swing trading, quindi andare ad effettuare delle operazioni sui livelli critici, importanti e fondamentali, dove avvengono i maggiori numeri di swing in un dato periodo su una determinata azione, un determinato strumento. Questo che vedete qui è già il grafico dell'S&P 500 e se Maurizio è d'accordo possiamo già iniziarlo a studiare per quanto riguarda proprio alla parte operativa, come vado ad individuare quelle che sono le aree di supporto e di resistenza, che poi sono le cose che ci interessano un po' più importanti. Diciamo che con me sfondi una porta aperta, perché come sai l'S&P 500 è il mio grande amore da sempre, insomma. E ritengo che vedere l'S&P 500, al di là del fatto che poi ci parlerai di azioni di Borsa Italiana, ma vedere Sì. l'S&P 500 significa vedere come sta andando il mondo. E quindi va bene così, ecco. Va bene dargli un'occhiata abbastanza spesso. A te, prego, proseguire pure. Ma sì, Maurizio, parliamo di azioni italiane sicuramente, ma come dici tu, l'S&P 500 è l'indice principale al mondo, quindi è un po' l'indice di riferimento per tutti i mercati globali. Io sinceramente lo seguo tantissimo proprio perché prima anche di effettuare un'operazione su un'azione del nostro listino, del FTSE MIB 40, cerco sempre di capire prima dove si stanno dirigendo i futures americani, e nella fattispecie l'S&P 500, perché è il mercato più liquido, dove avvengono più operazioni sul mercato. E chiaramente spesso qui apro anche un po' una parentesi, un po' una vena così. Spesso si sente parlare dell'indice italiano che è movimentato da cosa accade nel mondo politico italiano. In parte può essere vero, ma per quanto studiato vi assicuro, anche se in questo modo di dire vi assicuro è un po' sempre un po' un'arma a doppio taglio, però vi assicuro che quello che succede sull'indice italiano spesso è diciamo così, è uno specchio riflesso di quanto accade sui futures americani. È chiaro che una dichiarazione di un esponente politico italiano può indirizzare brevemente, per pochi minuti, per poche ore, l'andamento del nostro listino a Piazza Affari, proprio perché il mercato europeo tende a seguire quelli che sono chiaramente i movimenti dei futures americani che avvengono prima dell'apertura di Wall Street. E poi chiaramente con l'immissione sul mercato della liquidità vera, quella che ha
inizia a girare dalle 3:30 del pomeriggio nostrano in poi, chiaramente lì il mercato europeo si adatta per forza di cose a quello che è l'andamento del mercato americano. Per cui uno sguardo a quello che accade sull'indice S&P 500, secondo me, è sempre una buona cosa da fare. Per quanto riguarda questo S&P 500, questo indice, vedete subito che ho evidenziato nel grafico giornaliero delle aree, due aree principali evidenziate in colore arancio. Come dicevo prima, io opero sugli swing più importanti del mercato, quindi vado ad individuare, per esempio, su questo grafico giornaliero, quelli che sono i livelli di quotazione barra prezzo più importanti sullo strumento che stiamo analizzando. Per cui su questo indice S&P 500, che viene preso in analisi sostanzialmente dalla discesa di dicembre 2018 ad oggi, quindi un periodo già abbastanza ampio anche per considerare delle operazioni intraday ma anche multiday, vengono individuate queste aree all'incirca a 2730-2740 punti, che come vedete sono state delle vere e proprie aree di spartiacque più volte nel corso dei mesi, perché già a cavallo di febbraio e marzo l'indice, quando ha superato i 2740 punti, ha ricevuto proprio un'accelerazione rialzista. Lo si vede qui in una prima occasione, quando l'indice fu respinto proprio da questo livello, 2740 punti, che è un livello che chiaramente ritroviamo anche precedentemente nel corso dei mesi del 2018. Ma c'è stato un momento particolare, e mi avvicino un pochino sul grafico, proprio a cavallo tra febbraio e marzo, perché in un primo tentativo l'S&P 500 e gli altri indici, anche europei, furono respinti per qualche seduta, salvo poi tornare sopra questa area un paio di settimane successive, scavalcando i 2740 punti con una prima accelerazione che è durata anche una decina di sedute, con l'S&P 500 che andò, salì a superare i 2.800 punti, per poi ritracciare su questo livello i 2.740 punti, che dall'11 marzo in poi ha segnato proprio questo trend rialzista, che era già di per sé rialzista, intendiamoci, però si veniva da una discesa subita da ottobre a dicembre, ricorderete bene, dopo i massimi storici segnati proprio all'inizio del mese di ottobre 2018, quindi quasi 12 mesi fa ormai. Da questo livello l'indice e il mercato in generale aveva perso potenza. Abbiamo conosciuto tutti quelli che sono stati gli affondi prima del giorno di Santo Stefano, quindi l'ultimo periodo natalizio dello scorso anno. E dicevo, la risalita del mese di gennaio e febbraio è stata consolidata proprio su quest'area, su questo livello 2740 punti, che qui viene individuato come un rettangolo arancione abbastanza stretto, che però, come detto, dopo il pullback ricevuto proprio tra la fine di febbraio e inizio di marzo, ha riconsegnato una nuova forza rialzista all'indice americano e di conseguenza a tutti gli altri indici, che ha riportato nuovamente sul finire del mese di aprile l'indice S&P 500 sostanzialmente sui massimi storici, perché era tornato in area a 2960 punti. Questi 2960 punti li ritroviamo, andando un pochino indietro con il grafico, come detto, già nel mese di settembre-ottobre del 2018, quindi sto parlando di questa area qui, okay, evidenziata ora con un cerchio verde, che erano già stati registrati in settembre-ottobre del 2018, quindi un'area di resistenza, perché tutta questa parte di grafica ancora era a noi sconosciuta. E infatti questa area di resistenza che troviamo tra i 2945 punti circa e i 2965 ha respinto proprio all'inizio del mese di maggio, questo maggio 2019, gli indici mondiali, e da qui si è riaperta una nuova fase di discesa che nel mese di maggio, perché è durata sostanzialmente un mese intero questa fase di discesa, da questo punto, dal primo maggio, mi ricordo anche lì ero in diretta su un'altra, credo di poterlo dire liberamente, sulle fonti TV, Maurizio, ero lì in diretta in un primo maggio nello speciale Fed, proprio sulle parole di Jerome Powell, il mercato iniziò a perdere terreno e da questo 2950 punti circa, l'indice americano, l'S&P 500 e di riflesso anche gli indici europei, per tutto il mese di maggio hanno perso potenza, hanno perso terreno e guardate un po', l'S&P 500 è andato proprio a ricercare questa area supportiva che, se ricordate, ne abbiamo parlato pochi istanti fa, aveva ricaricato, diciamo, un po' le batterie. Vediamo di prenderlo per bene, eccolo qua, aveva ricaricato le batterie dell'indice proprio all'inizio del mese di marzo.
Successivamente, questa discesa di maggio è andato proprio a ricercare questa area di quotazione, quindi 2900 e 2740 punti di cui abbiamo parlato proprio in apertura di webinar. Da qui, successivamente, e ormai è storia recentissima perché parliamo di giugno e luglio, il mercato ha ripreso a salire con moltissima forza e dai 2740 punti si è andati a salire nel mese di luglio fino ai massimi storici di sempre per quanto riguarda l'S&P 500, ma anche per quanto riguarda il Nasdaq, il Dow Jones, sopra i 3000 punti e di conseguenza anche sul nostro listino di Piazza Affari che ha conosciuto quella fortissima salita, addirittura performando anche in diverse giornate meglio degli stessi indici americani. Successivamente, questa area, che per qualche settimana, perché parliamo di un periodo che va dal 2 luglio al 30 luglio, quest'area qui è evidenziata in arancio, quindi l'area tra i 2945 e i 2965 punti, è stata area sportiva per il mese di luglio trascorso. Dopodiché c'è stata un'apertura a ribasso proprio a cavallo tra fine luglio e inizio agosto. Era il primo agosto, me lo ricordo bene perché anche qui, per chi insomma mi segue un po' da più di tempo, anche sul mio canale personale Telegram, che cioè, potete trovare semplicemente su Telegram scrivendo Gipa Trading. Quindi Gipa Trading trovate anche il mio canale Telegram, lì avevo già esposto più volte, ma anche con i clienti di Profit Source, perché oltre a dare delle indicazioni operative, Maurizio lo sa bene, qualche volta ho anche lasciato degli spunti proprio di view di medio periodo sui mercati. E lì già a metà luglio parlavo di una possibile discesa nel mese di agosto che sarebbe scaturita proprio dall'incontro, il secondo incontro della Fed a seguito delle parole di Jerome Powell. Potrebbe anche essere fortuna, però ho diversi studi che insomma mi aiutano nelle view di medio periodo, e infatti dal 1 agosto, con la rottura a ribasso di quest'area supportiva, quindi dei 2945 punti, la mia operatività è iniziata a cambiare. Perché faccio un passo indietro, Maurizio, da giugno, e lo vedremo tra pochissimo con le operazioni effettuate anche su Profit Source. Da gennaio a luglio, la maggior parte delle operazioni che ho effettuato sul servizio di azioni italiane sono state prevalentemente in acquisto, credo un buon 90%, proprio perché la mia visione era di salita degli indici dall'inizio dell'anno, dal 3-4 gennaio, fino ai primi 6-7 mesi di questo 2019. E infatti la maggior parte delle operazioni sono state effettuate quasi tutte in acquisto. Dopodiché, anche se ad agosto abbiamo l'operatività è scesa, perché chiaramente i volumi sono più bassi e quindi si vanno ad effettuare meno operazioni sul mercato, l'impostazione è un pochino cambiata. Infatti diciamo da metà luglio barra fine luglio, le operazioni effettuate sul servizio Profit Source sono state prevalentemente in vendita proprio perché mi attendevo questo ritraccio dei mercati in generale e quindi anche sulle azioni italiane. E infatti, come vedete, lo stesso indice S&P 500 che vediamo qui sempre sul grafico giornaliero si è mosso tra quest'area di resistenza, che è stata rotta al rialzo, attenzione, questa settimana, scusate, la scorsa settimana, proprio venerdì, con un indice S&P che si è mosso tra i 2950 punti e i 2770-2800 punti, ovvero i livelli che vengono qui intercettati da un livello dinamico, questo blu, okay, che fa perno dall'inizio sostanzialmente del mese di gennaio fino al punto di ricarica di fine maggio di cui abbiamo parlato prima, era 2740 punti. Quindi oltre alle aree statiche, perché queste evidenziate in arancio sono chiamate aree statiche di supporto barra resistenza, tengo in considerazione anche i livelli dinamici, i cosiddetti livelli dinamici che tracciati semplicemente con queste trend line di brevissimo periodo. Anche se, attenzione, sono molto più importanti le aree statiche, quindi aree di supporto e aree di resistenza. Perché parlo di aree e non di supporto? Perché, come vedete anche molto chiaramente qui sul grafico giornaliero, non riusciamo ad individuare un livello vero e proprio che ci dice sopra i 2960 punti il mercato sale, sotto i 2960 il mercato scende, ma è molto più, seguendo il mio metodo chiaramente, poi ci tengo sempre a dirlo, ognuno è libero di operare come vuole, ci mancherebbe altro, però per quanto riguarda il mio metodo, di individuare delle aree di prezzo proprio perché gli operatori che così si muovono nelle sale trading sparse un po' nel mondo e parlo di sale di trading importanti,
vanno a considerare più che livelli specifici delle aree di prezzo, quindi diciamo che si opera sempre sull'SP 500 in un'area che varia tra i 20 e i 25 punti, proprio perché gli ordini vengono spacchettati e non c'è un'immissione di liquidità su un livello vero e proprio. Spesso accade, si parla molto anche di ordine iceberg, insomma, tutti questi termini tecnici che magari conoscete meglio di me, ma gli ordini vengono spacchettati su diversi livelli, per cui prima di entrare sul mercato, per quanto mi riguarda, attendo sempre una chiusura giornaliera, per esempio se studio questo grafico giornaliero, sopra o sotto un'area di resistenza o supporto individuata. Per esempio, qui il mercato, andiamo un po' sulla parte operativa, il mercato per quanto riguarda l'S&P 500 è andato a chiudere nella giornata di venerdì 5 settembre, se non sbaglio era venerdì, è andato a chiudere con questa fortissima candela rialzista che ha dato seguito al rialzo avvenuto proprio a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, è andato a chiudere sopra quest'area di resistenza, quindi sopra i 2.965 punti, e in queste ultime due sedute l'indice S&P 500 ha effettuato una manovra, tra virgolette, di ritraccio. Infatti i minimi di oggi sono stati 2.956 punti. E la candela odierna adesso sembra chiudere sopra quest'area di resistenza, di supporto, scusate. Per cui se questa candela odierna dovesse chiudere all'incirca dove il prezzo, la quotazione gravita in questo momento, quindi intorno ai 2.970 punti, per me da domani in poi questo potrebbe generare un segnale di acquisto per le prossime 3-4 settimane, ovvero gli indici potrebbero riprendere, a riprendere potrebbero dar una continuazione al movimento già iniziato intorno alla fine di agosto, quindi sul 26-27 di agosto, e una chiusura positiva. Per positiva intendo una chiusura sopra quest'area di supporto dell'indice S&P 500 e poi chiaramente a seguire di tutti gli altri indici, perché non mi basta mai un solo grafico, ma cerco di mettere in correlazione sia gli indici americani che europei, e adesso passeremo a quello italiano nello specifico. Quindi una chiusura sopra i 2.970 punti, secondo me, potrebbe essere già un segnale di riacquisto da qui alle prossime settimane, diciamo da qui alla fine del mese di settembre, per un proseguimento in verde fino a Natale, anche se poi mancano tantissimi mesi e lo dico apertamente, non mi piace vedere il mercato da qui ai prossimi 3-4 mesi, perché ormai siamo bombardati di notizie e gli eventi si susseguono in maniera fulminante, quindi fare previsioni a lungo termine ormai è anche quasi inutile. Meglio guardare al giornaliero, secondo me, con indicazioni di medio periodo, chiaramente. Per cui chiusure sopra i 2.970 punti potrebbero essere da domani in poi dei segnali di acquisto principalmente sugli indici americani ed europei. Adesso passeremo a quelli europei. Questo invece che vedete qui è l'indice, il FTSE MIB, l'indice italiano, che è salito tantissimo, tantissimo, anche più dell'indice americano, come dicevo prima, dalla metà di agosto in poi. Anche qui sono evidenziate delle aree di supporto barra resistenze decisamente interessanti, perché è un'area che ha sorretto il nostro indice più volte, già nel corso del 2019, sono stati i 20.000 punti, che oltre che essere un'area tecnica, è anche una cosiddetta area psicologica, quindi un livello chiave individuato nei 20.000 punti, che tra l'altro è stato toccato a cavallo diciamo del giorno di Ferragosto, che ha respinto ancora una volta quella che era una discesa iniziata proprio nel mese di luglio. Ricordate, prima parlavo di discesa dalla fine di luglio in poi, e infatti anche sull'indice italiano si è verificato quanto visto sull'S&P 500. Quindi dalla fine del mese di luglio il mercato di Piazza Affari è andato a perdere colpi, nonostante avesse registrato anche qui, come gli indici americani, i massimi del 2019, ma potremmo anche parlare di massimi degli ultimi anni, perché si è saliti fino in area 22.400 punti, dalla quale poi è iniziata questa discesa per tutto, sostanzialmente tutto il mese di agosto, che è andata a cercare le aree supportive che avevamo conosciuto già nel corso del 2019. Infatti allargo ancora un pochino questa qui supportiva, la porto ancora un po' indietro, proprio perché già a fine maggio, come per quanto successo sull'S&P 500, ricordate, come dicevo prima, in merito al mese di maggio, dopo le parole di Jerome Powell, c'era stato un mese di maggio rosso, quindi il motto Sell in May si era verificato pienamente quest'anno, cosa che, stando alle statistiche, non avviene poi così spesso. Invece quest'anno a maggio sono piovute vendite e anche
Piazza Affari ha sofferto così tanto che è scesa addirittura in area 19.700 punti, con chiusure giornaliere, però guardate il grafico, sopra quest'area di supporto. Un'area di supporto che invece era stata violata al rialzo proprio tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, come visto sull'S&P 500. Infatti, una volta violata quest'area, magari adesso meglio anche con un pallino verde, dopo aver violato quest'area al rialzo nel mese, diciamo, inizio febbraio, l'indice FTSE MIB è salito tantissimo, incontrando una prima area di resistenza, che è questa in arancio tra i 21.300 e 21.250 e i 21.000 punti, quindi anche qui un'area molto ampia di circa 250 punti sull'indice di Piazza Affari, che una volta rotto il rialzo, come in occasione del finire del mese di marzo, dopo una fase di pullback ha rilanciato nuovamente Piazza Affari sui massimi dell'anno, andando a colpire 22.000 punti. La stessa cosa è poi si è ripetuta a metà giugno, quindi rottura al rialzo di quest'area 21.250 punti, fase di pullback, di distribuzione anche, o di accumulazione a seconda delle giornate, chiaramente, con una ripartenza dalla fine del mese di giugno in poi, andando a cercare nuovi massimi di questo 2019, degli ultimi anni, sopra i 22.300 punti. Anche qui, stessa indicazione data sull'S&P 500, fase di distribuzione durata un paio di settimane, nuova discesa e, come detto, sostanzialmente dalla fine del mese di agosto c'è stata una risalita che ha portato ancora una volta alla rottura al rialzo di questi 21.250 punti. E da qui, per chi mi segue bene, sull'indice di Piazza Affari, anche se, ripeto, abbiamo operato, io stesso ho operato molto poco tra agosto e questa prima parte di settembre, ma l'indicazione era molto chiara: una chiusura giornaliera sopra i 21.250 punti, come è accaduto il 29 agosto, avrebbe dato una nuova spinta rialzista per andare a cercare magari i massimi registrati nel 2019, anche se stando ad oggi non si è proprio raggiunti questa fascia superiore. Intanto, se ci sono delle domande, Maurizio, mi puoi fermare quando vuoi, anzi, invito proprio a chiedere se non vi è chiaro già qualcosina o avete delle curiosità, perché molti quando vedono il mio metodo operativo, Maurizio, mi chiedono: benissimo, vai ad individuare quelle che sono le aree più importanti di resistenza e di supporto, e quindi cosa fai quando il prezzo si avvicina ad un'area di resistenza? Quindi, no, non vendo perché quando... No, perché prima parlavo di swing trading, quindi molti si immaginano che... No, voglio prendere in considerazione per esempio questo momento sull'indice di Piazza Affari. Lo evidenzio in rosa, spero si veda un po' bene su tutti i vostri schermi. Per esempio, in questa occasione, parliamo del periodo che c'è stato tra, diciamo, sul finire del mese di giugno. È accaduto che l'individuazione di quest'area in arancio, sempre, quindi 21.250-21.000 punti, aveva generato molti segnali di vendita, perché cerco di facilitare un po' di più la lettura del grafico, scusate, eccolo qui, perché chiaramente c'è un dato statistico molto molto rilevante, molto importante, di cui va tenuto in considerazione. Sappiate bene che l'85-90% del comparto retail, quindi di tutti noi piccoli investitori, a meno che non ci sia tra voi qualche istituzionale, lo invito a contattarmi privatamente, Maurizio. L'85-90% degli investitori del comparto retail, quando vedono il prezzo o la quotazione avvicinarsi ad un'area di resistenza, iniziano ad accumulare tantissime posizioni in vendita. Si vende, si vende, si vende, si vende tantissimo, come quando magari il prezzo o la quotazione arriva su un'area, come è accaduto qui sul finire del mese di luglio, su un'area di supporto. Allora si inizia a comprare tantissimo, perché sai, è bello comprare il prezzo più basso ed è anche bello vendere il prezzo più alto. Beh, non si verifica quasi mai. Quando si verifica, faccio un applauso anch'io per chi ha avuto il fegato, l'incoscienza, mi viene da dire, di effettuare un'operazione del genere. Ma io opero totalmente nella maniera opposta, ovvero quando c'è una rottura al rialzo di un'area di resistenza, io attendo un primo movimento di pullback e magari anche una candela di conferma, come in questo caso qui. Quindi rottura al rialzo dell'area di resistenza, movimento di pullback e poi candela di conferma rialzista per entrare successivamente al rialzo. Non mi metto in vendita su questo qui. Perché, come vedete, magari vi posso dare un'altra statistica, ma vi assicuro che quando il prezzo si avvicina
una barriera di resistenza 8 volte su 10 non è vero che riprende a scendere. Si verifica una condizione del genere quando parliamo di aree di swing di prezzo importanti a livello settimanale. Allora lì sì, perché vi posso dire che anch'io quando vado a studiare delle analisi di, scusate, delle aree di supporto di resistenza sul grafico settimanale, anch'io riesco a posizionarmi contro, diciamo, contro il mio metodo, ma posso riuscire a posizionarmi in vendita sotto un'area di resistenza. Ma parliamo di aree di resistenza settimanali che per essere rotte successivamente al rialzo hanno bisogno di diverse sedute di borsa. Quindi c'è tutto il tempo per rimediare ad un eventuale posizionamento errato di un'operazione o comunque di, diciamo così, di rendersi conto di cosa sta per accadere. Chiaramente qui parliamo di un grafico giornaliero, quindi per esempio prendendo in considerazione sempre questo periodo, quindi fine giugno, inizio luglio, qualcuno potrebbe chiedermi, c'è stata la rottura a rialzo, poi attendi 4-5 sedute prima di entrare sul mercato? Sì, se utilizzo un grafico giornaliero posso attendere anche 4-5 sedute, perché non ho fretta, non bisogna avere fretta di entrare sul mercato, perché un'operazione effettuata su questo grafico giornaliero con uno studio attento, un'analisi accorta, mi permette anche di prendermi dai 21.250 punti del FTSE MIB una salita che può raggiungere i 22.200 punti. Perché no? 1.000 punti di FTSE MIB. E per qua, parlando di FTSE MIB, chiaramente mi riferisco anche a tutte le azioni italiane. Vi voglio mostrare, sempre per seguire questo discorso di, diciamo così, operativo, quindi proprio pratico, il titolo Campari, perché è una delle ultime operazioni chiuse in profitto nel mese di agosto. Dovete sapere che Campari è uno dei titoli che preferisco su tutto il listino milanese. Non mi chiedete perché, forse perché lo leghiamo al Campari, non lo so, ma anche tecnicamente Scusami, è un titolo bellissimo da seguire. Giorgio, scusami un attimo. Siccome stai andando Prego, verso prego. l'analisi, giustamente anche di qualche nostro titolo, hai fatto due analisi veramente molto interessanti sull'S&P 500 e sul nostro indice, sull'indice FTSE MIB. Quindi è giusto che si siano focalizzate alcune domande su questo. Se mi permetti, facciamo 5 minuti di area domande adesso per smaltire. Certo, sì, Le volentieri. domande ultime, poi cominciamo subito ad esaminare il titolo. E so che Campari, tra l'altro, è uno dei tuoi titoli forti, no? Su cui sia su Provi Source sia su Scelta Vincente spesso vai a concentrare la tua attenzione. Dunque, anzitutto, un ascoltatore dice: quando tu disegni le aree di supporto e di resistenza, l'area di supporto di resistenza ovviamente è disegnata solo in forma dinamica, non c'è nessun modo per stimare, per così dire, l'ampiezza fra un supporto e una resistenza. Per stimare in Sì, anticipo. in anticipo. Ma questo è il più dell'esplicito di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente io quando adesso cancello quest'area, faccio un po' di pulizia sul grafico, magari è un pochino meglio. Cerco di renderlo più visibile. Allora, quando sempre andiamo sull'SP100 e magari ci troviamo ancora qui, con l'ultima candela che era del 31 luglio, io una cosa che vado a fare solitamente, chiaramente oltre che alle aree posso aiutare anche con delle linee orizzontali che mi decifrano meglio quello che è l'andamento dell'indice. Quindi potrei intanto effettuare un'operazione del genere, scusate, andando a prendere quelli che sono stati i punti di swing. Quindi quando parlo di swing intendo proprio dove il movimento, il trend dell'indice tende a cambiare sostanzialmente. Abbastanza evidente questa area con le due linee che ho tracciato, quindi 2964 e 2952 punti. Da qui inizio a evidenziare una prima area sulle linee tracciate. Adesso la vedo un po' più scura. Perdonatemi, eccolo. Okay, che può aiutare ad individuare quelli che sono stati, come detto, i movimenti di swing, perché qui la prima battuta all'inizio del mese di maggio, come detto, l'indice SP500 è stato respinto. Se vedete bene, il massimo di questa giornata è stato 2960, quindi siamo vicinissimi
ai livelli 1965 punti di chiusura che ritroviamo un po' più avanti, il 21 giugno, nel quale, o contro il quale, meglio, contro il quale l'indice S&P 500 è stato respinto per qualche seduta dopo una vendita che comunque è nell'ordine del 7-8%, perché dall'inizio di giugno nel corso di 3 settimane l'S&P 500 ha guadagnato tantissimi punti percentuali, ha recuperato sostanzialmente la discesa effettuata nell'intero mese di maggio. Su questa salita l'indice è stato respinto, mi avvicino un po' così forse si capisce un po' meglio, l'indice S&P 500 è stato respinto, ok? E le sedute tra fine giugno e inizio luglio è tornata a salire e su queste candele, che per me sono fondamentali, ovvero la candela del 30 giugno, del 1 luglio e del 2 luglio, c'è stato proprio un movimento di chiusura sopra le precedenti candele. Scusate, premessa Maurizio, forse non l'ho detto prima. Parlo sempre di chiusure perché a me la semplice bucatura a rialzo o ribasso di un'area di resistenza o supporto non mi passa. Io Certo. pretendo dal grafico proprio la chiusura della candela, perché anche nelle sale trading importanti tendono proprio a leggere la chiusura della candela, altrimenti perché magari nei notiziari, sapete, si parla sempre anche di chiusura di piazza affari su un livello, non si parla mai di un raramente si tende ad indicare un massimo raggiunto in giornata, ma si parla sempre un po' di chiusura, anche per chi magari non va a leggere i grafici con l'attenzione con la quale ci mettiamo noi per una indicazione operativa. E infatti qui tra il 30 giugno e il 2 luglio le candele hanno chiuso sostanzialmente sopra i 2 punti di swing di cui abbiamo appena parlato, quindi sopra il 30 aprile e sopra la candela del 21 giugno, che sono state forse quelle più indicative da aprile fino al mese di luglio. Le candele successive, quindi, che hanno chiuso, la prima ha chiuso a 2.967 punti, quindi leggermente sopra questo swing. La seconda è rimasta ancora lì, ai 2.960, ma sopra questo punto di swing. La terza ha chiuso a 2.974 punti, quindi per me è stato un vero e proprio segnale di conferma che il trend stesse cambiando. Poi, se il trend cambia per 2 settimane o 2 mesi, è ancora tutto da scoprire e da vedere, soprattutto perché qui eravamo sui massimi storici, Maurizio, quindi nessuno ci poteva dire se il mercato si fermava a 3.000, 3.020, 3.070 o 4.000 punti. Questo ancora è tutto da decifrare. Però questa era già un'indicazione di prosecuzione del movimento. Maurizio, adesso non posso mostrarlo, però se prendiamo le posizioni del comparto retail, ti assicuro che il primo e il 2 luglio, me lo ricordo esattamente, l'esposizione del comparto retail era al 98% in vendita. E infatti poi qui il trend è continuato a salire anzi un po' perché siamo stati solamente a 30 luglio con l'indice S&P che continuava a salire. E come detto prima, poi dal 1 agosto il ritorno delle candele giornaliere sotto questi livelli, sotto quest'area evidenziata, mi ha consegnato un nuovo ingresso in vendita. E adesso ve lo faccio vedere sul titolo Campari se non ci sono altre domande. Sì, no, diciamo che ti sei messo nei guai in questo senso, nel senso che adesso tutti quanti ti stanno chiedendo, ma secondo te ora che cosa succede? Ecco, specialmente sul FTSE MIB, le domande si concentrano moltissimo sul FTSE MIB. Sì, Ecco, sì, sì. un ascoltatore che Andiamo. lo cito perché riassume molte altre domande di molti altri ascoltatori. Dice, secondo te ora il FTSE MIB domani, nelle prossime settimane, che cosa farà? È più probabile una lateralità, un rialzo o un ritracciamento verso i 21.200? Ecco, ed è una domanda che risponde a parecchie altre che appunto ritengono che tu legga il giornale di domani e che quindi tu sappia che cosa fa domani il FTSE MIB. Però ci fa piacere, al di là della battuta scherzosa, di sapere la tua opinione, ecco, di conoscere la tua opinione. No, sicuramente, grazie. Intanto grazie per le domande. Attenti, mi fa molto piacere. Grazie Maurizio. Passiamo subito al FTSE MIB. Voglio solo evidenziare questa candela del 1 agosto sostanzialmente sull'S&P 500, perché adesso ve lo mostrerò in maniera operativa sul titolo Campari. Però vediamo prima il FTSE MIB. Allora, per quanto riguarda il FTSE MIB, questo è un grafico giornaliero. Intanto
anche sul settimanale, perché poi io quando studio qualsiasi cosa, anche sia Forex, azioni, parto sempre dal grafico settimanale. Guardate qui queste belle, belle, tra virgolette, candele, frecce rosse, scusate, ci vanno ad individuare sostanzialmente quelli che sono i massimi raggiunti dal mese di giugno-luglio, come dicevamo prima, del 2018 fino ad oggi. E vedete che questa linea verde, forse verde non è proprio il colore azzeccato, essendo una resistenza importante, però è fissata sui 22.300 punti circa. Qui vedete che è solamente una linea e non un'area, perché proprio come dicevo prima, su un grafico settimanale possiamo, o meglio, possiamo, quello che faccio io è di andare a cercare un po' di più il livello, diciamo, singolo, perché spesso sul settimanale i punti di massimo e di minimi vengono rispettati. Poi scendendo di grafico, scusate, di time frame, quindi giornaliero, H4, H1, preferisco parlare di aree perché si capisce molto meglio quello che è l'andamento dello strumento sul quale operiamo. Come vedete qui, ogni qualvolta la quotazione del FTSE MIB 40 è tornato sopra, come dicevo prima, i 21.250 punti, la tendenza, almeno per gli ultimi 13-14 mesi, è stata quella di andare a cercare i 22.200 punti. Questo non significa che, come ho detto prima, adesso si sta andando a cercare i 22.200 punti, però rispondo subito, sì, secondo me ci torniamo. Non significa che andrà il listino milanese a cercare i 22.250 punti, quindi i massimi degli ultimi 14 mesi, però la tendenza è un pochino questa, quindi andare a cercare i 22.250, i 22.000 punti che sono stati comunque già acchiappati, se non sbaglio ieri o venerdì. Per cui qui potremmo anche assistere ad un movimento laterale che si svolga. Che si espanda tra i 21.600 e i 22.200 punti. Ora, se volete sapere se il mercato da qui a Natale continuerà a salire e si andrà verso i 24.000, dovete chiederlo a una di quelle sponsorizzate che trovate su tutti i social con i profitti garantiti. Io qui non riesco a dirvi che il mercato. Vabbè, scusa Maurizio, però non le Comprendiamo. sopporto queste cose. Non riesco. Ma se lavoro con te ci sarà un motivo, lo sai. Quindi, ma massima garanzia di come dire, professionalità. E quindi, come dicevo, il mercato italiano adesso potrebbe subire una pausa tra i 22.000 e i 22.250 punti, perché il grafico parla chiaro. Se dovesse arrivare eventualmente una chiusura settimanale sopra questi 22.000, diciamo 22.300, così è un po' più semplice. Se dovesse arrivare una chiusura di una candela, chiusura di una candela settimanale sopra i 22.300 punti, che poi se fate un po' di attenzione, riprende anche questi livelli qui. Se andiamo ancora più indietro con il grafico, i livelli sono sempre gli stessi all'incirca. Se dovesse arrivare una chiusura settimanale sopra i 22.300 punti, allora il movimento dell'indice italiano andrebbe a proseguire nel tempo, nel corso delle settimane, andando a cercare i livelli di resistenza importanti e di swing che possiamo ritrovare intorno ai 22.920 punti, quindi una salita di circa 7-800 punti rispetto ai massimi di questo 2019. Altrimenti, dovessero arrivare delle chiusure settimanali nelle prossime, diciamo nel corso del mese di settembre, sopra i 22.300, allora potremmo anche iniziare a considerare che il mercato magari si prenda una pausa per qualche settimana e riprenda a scendere un pochino, anche con un movimento laterale, come detto, con un target, un primo target in area a 21.600 punti, okay? Che ritroviamo qui, sempre, questo è sempre un grafico settimanale e i livelli, bene o male, sono sempre gli stessi. Quindi un'area, un primo target intorno ai 21.650, 21.100 punti e un successivo target, se ci riesco, eccolo qui, individuabile, come hai detto, sull'area supportiva, quindi a 21.250, 21.300 punti. Come si opera? Chiaramente dal grafico settimanale dobbiamo iniziare a scegliere un po' di time frame e passare a un grafico giornaliero. Eccolo qui, anche i livelli tracciati su settimanale vengono veramente rispettati su un grafico giornaliero, magari c'è qualche sbavatura sulle FTSE MIB, un livello indicato sul settimanale può essere scavalcato di sopra, al di sotto, all'incirca di 50-60 punti, può essere bucato al ribasso, al rialzo, ma le chiusure devono essere comunque rispettate. Guardate qui, c'è stata l'apertura in gap up il 4 settembre,
non sbaglio, era proprio sulle notizie della formazione del governo, però comunque il mercato americano saliva già di suo, quindi come detto la politica può influire, però rispettiamo quello che sono i movimenti degli indici americani. La chiusura in gap up del 4 settembre è avvenuta a 21.737 punti, ovvero poco sopra questa linea che ho tratteggiato, scusate, ho graficato sul grafico settimanale, ma infatti la chiusura giornaliera positiva del 4 settembre ha dato ancora un impulso rialzista per 2 o 3 sedute, con l'indice FTSE MIB che è andato a cercare i 22.000 punti di massimo. Ora, oggi è stata una giornata di prese di profitto sostanzialmente, non vendite, perché se vedete bene, sia il FTSE MIB che anche l'indice americano hanno perso pochissimo terreno rispetto alle sedute precedenti, quindi per me sono prese di profitto. E attenzione perché se ricordate l'area arancione a 2960 punti dell'S&P 500 può essere ricondotta a questa area di FTSE MIB, ovvero tra i 21.650 punti circa e i 21.820, ovvero i minimi registrati oggi. L'S&P 500 ha fatto come minimo 2.960 punti, quindi la parte alta del supporto. Il FTSE MIB oggi ha fatto 21.820 punti, 25 punti, quindi la parte alta di questo supporto daily. Per cui da domani, Maurizio, potremmo anche prendere delle operazioni, magari su questo servizio. Già domani stesso un'operazione a rialzo su uno strumento italiano. Ora, se sarà un bancario, un industriale o altro, lo vedremo con calma da domani. Però da qui mi sento di dire che il FTSE MIB potrebbe anche soffrire un'altra giornata di vendite domani stesso, quindi andare a cercare ancora la parte bassa a 21.650 punti. Però la tendenza dalle prossime 7-8 sedute potrebbe. Non so, potrebbe essere ancora rialzista per andare a cercare i massimi di questo 2019, ma molto dipenderà da cosa accadrà oltreoceano. Certo. Sì, mi sembra un'analisi molto realistica. Un nostro ascoltatore è un po' più pessimista, vede nel grafico settimanale che hai plottato prima una sorta di testa a spalle che quasi aspetta il lato ribassista. Lui dice il 12 settembre, quando parlerà a Draghi, c'è in effetti un disegno di un testa a spalle accennato, dice quando parlerà Draghi quello lì è pronto per venire giù, insomma, ecco. È una delle visioni possibili, ovviamente, e il nostro ascoltatore evidentemente è un po' più pessimista sull'andamento del nostro FTSE MIB, ma diciamo che come Ma non è molto apprezzabile come view, anzi, e complimenti perché è veramente sì, sembra proprio un testa a spalle in completa formazione. È rispettabile come view. Anch'io ci tengo a dirlo, Maurizio, da metà luglio mi attendevo, come detto, la discesa del mese di agosto, ma anche del mese di settembre. E sono sincero, perché poi non si è sempre infallibili, mi sono un po' sorpreso nelle sedute precedenti di questo forte rialzo sia sugli indici americani che europei, perché sostanzialmente. Poi bisogna sempre guardare anche i dati macroeconomici, che io studio tantissimo, non c'era proprio, come dire, non si sentiva questo rialzo arrivare, soprattutto sul finire del mese di agosto, quando siamo un po' tutti in vacanza, anche in qualsiasi desk nel mondo. Quindi anche io sono un po' sorpreso di questo rialzo nelle ultime settimane e alcuni mi dicono, mi puzza un po' questo rialzo. Sì, puzza un pochino anche a me, però bisogna sempre seguire il trend. E tanto, come detto prima, basta semplicemente, per quanto mi riguarda, guardare, scusate il gioco, la ripetizione di parole, guardare un grafico giornaliero. Per cui, come detto prima, facendo riferimento all'S&P 500, dovesse arrivare una chiusura sotto i 2950 punti di S&P 500, se il FTSE MIB dovesse tornare a girare sotto i 21.600 punti, beh, per me magari il rialzo inizia un pochino a finire e si può già riprendere ad operare in vendita. Ma come detto, in questo momento, domani per me potrebbe essere un'occasione di acquisto. Una domanda che forse magari qualcuno ha scritto, comunque magari in anticipo. Prima ho detto non compro sui supporti. Bene, qualcuno potrebbe dire, ah, Giorgio, stai comprando sui 21.800 punti, proprio un'area supportiva, questa rosa individuata. Sì, giustissima osservazione, ma lo sto facendo su un trend rialzista, quindi proprio su un movimento di leggero pullback. Se invece arrivavamo da ipotesi di una discesa, come in questo caso il 25 luglio, dopo i massimi registrati, l'indice torna a 21.750, 21.600 punti, io qui non compro assolutamente, ma infatti poi il mercato ne ha persi oltre 1.700 di punti.
Perfetto, Giorgio, credo che abbiamo esaurito il primo pacchetto di Sì, domande. solo. Ti chiedo solo un istante perché mi prendo un attimo il controllo del video, che poi ti restituisco fra un Prego. attimo, per questa ragione, perché insieme con il webinar c'è l'offerta speciale legata al servizio Scelta Vincente, servizio dove possiamo prendere i segnali di trading creati da Giorgio Pallini, generati da Giorgio Pallini, in modo particolare sul mercato italiano, con le sue view sui mercati un po' di tutto il mondo internazionali. Come avete visto, Giorgio è anche un grosso esperto dei mercati internazionali americani, in modo particolare, oltre che del mercato italiano. Vedremo degli esempi significativi adesso su azioni di borsa italiana. Nel frattempo, memorizziamo il numero 320 8756 444 per avere la nostra promozione, per mandare WhatsApp SMS con scritto promozione o scelta vincente per poter aderire alla offerta speciale legata oggi appunto al prodotto scelta vincente che viene rappresentato sulla piattaforma dell'Istituto Svizzero della Borsa. Scelta vincente è il servizio che è l'immediata eredità di ProfiSource. Vedremo insieme con Giorgio fra un po' i risultati di ProfiSource. È molto semplice arrivare all'offerta speciale che sta sul sito dell'Istituto Svizzero della Borsa.ch. Alla voce abbonamenti cliccate su scelta vincente o addirittura dal banner iniziale, quello rotativo che fa vedere tutti i servizi. È molto evidente scelta vincente perché è in offerta. Vedete anche nella pagina abbonamenti è molto evidente e appunto il prodotto in offerta che è scelta vincente. In che cosa consiste l'offerta? La possibilità di poter prendere un anno di servizio di scelta vincente invece che a 797 euro al prezzo dell'abbonamento a 6 mesi più 100 euro, quindi a 597 euro. La possibilità quindi di poter usufruire dei segnali di scelta vincente per tutto l'anno, per 12 mesi da oggi. Giorgio, ti ridò di nuovo il controllo del video, perdona la piccola interruzione che è servita per ricordare i numeri di telefono al nostro pubblico. Vedo che hai già plottato Campari e ci piace quindi di sentire la tua analisi su questo titolo che immagino ricorrerà alle volte anche su Scelta Vincente, se ovviamente ce ne saranno le condizioni. Sì, assolutamente, anche perché sono un grosso fruitore di Campari, diciamo così. No, Sì. grazie Maurizio, se posso dire ringrazio anche le persone collegate perché vedo che dall'inizio del webinar siamo andati a crescere, quindi Sì, assolutamente. apprezzo questa cosa che nessuno sta scappando. Restate ancora un po' di minuti perché adesso vi mostro magari quella, la parte che vi interessa anche un po' di più, quindi riguarda le performance. Intanto vi voglio mostrare anche il grafico Campari, che come detto è uno dei titoli sul quale opero di più, poi a parte le battute, è uno dei titoli che preferisco perché risponde molto bene tecnicamente a quelle che sono le aree individuate. Per quanto riguarda Campari, se ricordate prima, passo indietro e torno al 31 luglio, 1 agosto, ovvero quando, se ricordate, vi parlavo dell'SP500 e anche dell'indice italiano che tornavano sotto le aree di diciamo così, di supporto rotte nel mese di luglio. I 2950 punti, prendiamo così la figura piena, i 2950 punti di SP500 rotti al ribasso per me erano una prima indicazione di ritorno di debolezza sul mercato e quindi, come detto, di esposizione in vendita sul titolo, sull'equity in generale. Per quanto riguarda il mercato italiano, come detto, una delle azioni che seguivo di più in quel periodo era Campari e anche su Campari, guardate bene, questa candela evidenziata con una freccia rossa, la candela del 31 luglio e del 1 agosto, è stata una candela che per me era un forte segnale di vendita. Sposto un pochino il grafico, così facciamo finta di essere al 31 luglio. Se vedete bene, questa chiusura di una candela, anche se di poco, perché parliamo poi di pochi punti di decimali sulla quotazione del titolo, era andata a chiudere sotto l'area di supporto che aveva sorretto e sospinto, anzi, la quotazione del titolo Campari da marzo fino a luglio, quindi per 4-5 mesi. Infatti, anche qui,
come detto prima, individuazione dei punti di swing più importanti. Quindi parliamo di questa area tra gli 8,40, un attimo che la prendo bene, tra gli 8,45 e gli 8,52 euro, un'area che ha respinto, come detto, sempre in concomitanza degli indici, chiaramente, come detto all'inizio marzo, una prima volta la quotazione, una seconda volta qui c'è stata una fase di accumulazione ulteriore perché il titolo Campari, la quotazione è tornata nuovamente dopo questi minimi sull'inizio del mese di marzo. Qui forse era in occasione dell'uscita della trimestrale, se non ricordo male. Comunque, il titolo Campari è tornato nuovamente in area 8,50 euro circa, è stata rotta al rialzo e infatti il titolo poi per 4-5 mesi ha continuato questo momento rialzista, andando a cercare i massimi storici sulla quotazione di Campari, addirittura a 9,30 euro per azioni. Se vi faccio vedere il grafico un po' così degli ultimi anni, guardate dov'era la quotazione di Campari, gravitava tra i 5,50 e i 6 euro a maggio 2017, quindi sostanzialmente quasi raddoppiato, diciamo così, quella che era la quotazione di 2 anni fa, quindi è un titolo molto molto bello da seguire. Successivamente, come detto, da metà luglio in poi, diciamo da fine di luglio, la quotazione di Campari è andata a perdere terreno, come accaduto per gli indici, sia americani che europei. Dopo un primo approccio, un ritorno sull'area supportiva ai 9, agli 8,40 euro per azione, c'è stata una fase di rimbalzo, queste candele di inizio luglio, e poi successivamente sul finire del mese di luglio è arrivata questa rottura al ribasso che ha decretato sostanzialmente un trend ribassista per le sedute successive. E infatti qui il primo agosto, quindi appena verificata la chiusura al ribasso degli indici, sul servizio di Profit Source, che chiaramente, come ha detto Maurizio, verrà riprodotto fedelmente con scelta vincente. Il 1° agosto ci siamo posizionati in vendita sul titolo Campari e anche su altri titoli, adesso lo vedremo. Sul titolo Campari ci siamo posizionati in vendita con un ingresso, e vado a recuperare la tabella perché non lo ricordo chiaramente. Eccola qui, siamo entrati in vendita a 8,38 euro per azione. Il massimo del 1° agosto è stato 8,42, quindi 8,42 il massimo, 8,38 la nostra entrata in vendita, con un target posto proprio in area piena a 8 euro. 8 euro è all'incirca quest'area di prezzo qui, qui, ed è stato un target preso proprio andando a ricercare, come faccio sempre, le aree di maggior swing. Quindi gli 8 euro a gennaio di 2019, quindi inizio di quest'anno, per me erano da considerare come un livello importante, oltre chiaramente psicologico. Infatti il target da 8,38 in vendita è stato proprio posto a 8 euro. Chiaramente il titolo Campari poi ha continuato a perdere ancora un po' di terreno, è sceso a cercare dei minimi a 7,77, ma come detto, se volete, anche qui possiamo tracciare un'area di supporto, lo faccio insieme a voi, dagli 8 euro si poteva andare tranquillamente a ricercare questo livello qui. Quindi parliamo di un'area di supporto abbastanza ampia. L'ho graficata non vedendo questa candela, ma le candele precedenti, quindi tra gennaio e febbraio. Infatti anche qui c'era stata una fase di accumulazione, dai, 7,78 e gli 8 euro. Per me questa area, guardate qui, si può estendere tranquillamente sia ad oggi, ma anche per i prossimi 10 mesi, non ha importanza, sul grafico Campari. Quindi per me da qui in poi i 7,78, 80, diciamo così, tra i 7,80 e gli 8 euro accadrà sempre qualcosa su cui accentrare la nostra attenzione. Poi se sarà un movimento da sfruttare in vendita o in acquisto sarà da valutare nel momento in cui la quotazione tornerà su questo livello. Però ecco, ci tenevo un po' a mostrare, dopo tanta analisi fatta in precedenza, quello che è stata un'operazione pratica, una delle ultime effettuate sul servizio Profit Source. No, molto interessante, Per molto quanto riguarda quindi. interessante anche l'analisi che c'è stata dietro. E Profit Source, diciamo che ha avuto uno storico che si è maggiormente orientato alle posizioni long, alle posizioni buy, e questo è stato in qualche modo un'operazione disruptive, no? Potremmo dire, nel senso che è stato un bello short, va bene, preso proprio a inizio agosto. Ma sì, Maurizio, grazie. Proprio perché adesso lo vediamo dall'inizio dell'anno a luglio,
Ora vediamo i numeri, però la maggior parte delle operazioni sono state tutte quante in acquisto, proprio perché la view era quella di crescere. Era Nel quello. momento in cui Certo. sì, era quella di comprare. Nel momento in cui la mia analisi, la mia view ha iniziato un po' a girare al ripasso, ho cercato di sfruttare l'occasione anche sui titoli italiani, come per esempio Campari. Per quanto riguarda poi chiaramente il servizio Profit Source, queste sono tutte le operazioni effettuate, le prendo. Adesso escludo il 2018, Maurizio, parto dal 2019. Se vedete, guardate qui, questo è il 7 gennaio, e sì, era la prima operazione su Eni. Successivamente, buy, 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 acquisto, 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 un sell su Azimut il 2 aprile. Ma sostanzialmente, guardate, sono tutte operazioni in acquisto fino al 1° luglio, neanche a farla apposta. Quindi sono stato praticamente per 6-7 mesi sempre in acquisto. Poi, guarda, non è preparata, lo giuro. E poi da luglio, dall'inizio di luglio, anche se le operazioni sono diminuite perché poi i volumi si abbassano, ma tra luglio e agosto le operazioni su 6-5 sono state in vendita. Proprio Certo. perché il mercato si iniziava a girare. Le performance relative al periodo che va da giugno 2018, quindi quando è iniziato il servizio Profit Source, ad agosto 2019, poi magari aggiorneremo settembre, alla fine di settembre, parlano di un 56% che viene preso in considerazione come la somma aritmetica di ogni operazione. Quindi non, diciamo così, non la crescita del capitale, anche se poi mi sono fatto un conto perché non riesco a rapportare diciamo così, il capitale vero e proprio, perché ognuno di voi poi opera con somme diverse. Ma prendendo in considerazione un capitale di 10.000 euro, diciamo così, di 10.000 euro a disposizione per effettuare operazioni sulle azioni italiane, la crescita è stata di 4.600 euro, seguendo il programma che va da giugno ad agosto, quindi di Profit Source. Facendo anche un raffronto, che poi mi piace anche da vedere graficamente, Maurizio, facendo un raffronto con quello che è l'indice del FTSE MIB, quindi il nostro indice di riferimento, l'inizio del servizio a giugno 2018 coincideva con all'incirca i 22.000 punti del listino di Piazza Affari. La linea verde rappresenta l'andamento del servizio Profit Source. Che, come detto, ad agosto vedeva un bel più 56%, mentre nello stesso giorno il nostro FTSE MIB rispetto all'inizio del servizio era ancora sotto dell'8%. C'è stato un periodo di difficoltà anche per quanto riguarda il mio servizio nel mese di ottobre, scusate, settembre-ottobre 2018, quando il mercato, l'abbiamo visto prima, dall'inizio del mese di ottobre, è iniziato a virare a ribasso. Sostanzialmente non c'è stata una perdita di operazioni, ci sono state 5-6 operazioni sbagliate sul servizio Profit Source in quel periodo, non perché continuavo a comprare, ma proprio perché in quel momento non si riusciva, forse è capitato anche a voi, non si riusciva bene a comprendere quelli che erano i movimenti intraday, perché se ricordate il mercato apriva e chiudeva in forte gap down o gap a rialzo o a ribasso e nella giornata stessa c'erano dei forti movimenti, quindi magari tante operazioni venivano stoppate solamente perché raggiungevano lo stop loss, perché ci tengo a sottolinearlo, ogni operazione che vado ad immettere sul mercato con l'invio delle segnalazioni, oltre che a un target, ha anche uno stop loss da rispettare. Poi se viene rispettato da voi o no, questi diciamo sono affari vostri, tra virgolette, No, ma no, vi consiglio sempre di rispettarli. è un'assoluta raccomandazione che facciamo a tutti i nostri ascoltatori. Prima lo stop loss, prima Sì. tutto, ecco, Assolutamente. poi il resto. Soprattutto perché nel momento in cui l'operazione non viene studiata da voi, ma viene studiata da me, lo stop loss lo decido io per forza di cose dove andarla a mettere, perché a un certo punto la perdita, se le cose vanno male, va tagliata. È inutile insistere e sperare che l'operazione torni in positivo o addirittura in guadagno. È proprio una cosa sbagliatissima. Questo è un lavoro vero e proprio, non deve essere considerato come la monetina, testo croce, una roulette, anzi è un lavoro vero e proprio, le perdite sono da prendere in considerazione, anche perché guardate qui, il servizio ha sofferto in quel mese di ottobre, ma come detto, dal mese di ottobre diciamo che avevo un po' ristabilito le carte sul tavolino, le carte da gioco, e mi sono rimesso ad operare secondo la mia strategia appieno, e infatti il servizio nel giro di un paio di mesi è tornato chiaramente in positivo e successivamente siamo andati a sovraperformare non solo l'indice italiano, ma anche quello
americano che seguo molto da vicino. Quindi questo per dire che le operazioni in perdita per chi si abbonerà da oggi ai prossimi mesi sicuramente ci saranno, non lo nego ed è impossibile non beccarle. Però è un prodotto che va seguito nel corso dei mesi, secondo me Maurizio, e cercare di seguire quelle che sono le regole, perché poi è inutile, come detto, cercare di recuperare delle eventuali operazioni in perdita. Sostanzialmente le operazioni che apriamo sul servizio, qui parliamo di profit first, ma poi sarà la stessa regola da domani per i prossimi mesi, per chi chiaramente sceglierà di seguirci. Le operazioni che vengono effettuate solitamente pongono un target, un profitto almeno del 3% di guadagno sull'operazione, ma abbiamo magari intravisto prima, ci sono state anche operazioni che hanno prodotto l'8, il 9, anche il 12% di profitto sull'operazione stessa, mentre le perdite cerco di fissare uno stop loss che resti sempre intorno al meno 4%, quindi di non andare a gravare troppo sulla situazione del portafoglio. Tra l'altro, magari l'avete già trovato nella descrizione, l'ha anche anticipato un pochino Maurizio nelle email di comunicazione. Per quanto riguarda questo servizio, difficilmente troverete più di due operazioni sul listino di Piazza Affari aperte nel corso della settimana. Proprio perché cerco di non intaccare troppo quello che è il capitale generale di voi tutti e di concentrarci su un'operazione da portare a target e poi successivamente di aprire la seconda. Come detto, lavoreremo sempre almeno con un'operazione a settimana nel portafoglio. 1/2, perché poi anche lì magari è anche importante saper bilanciare quelle che sono operazioni di acquisto e di vendita, non è che si può sempre comprare o sempre vendere. L'operazione in questi termini, come detto, ha portato ad una performance così del 56%, che è pur sempre un numero, potrebbe anche non indicare niente, però potrebbe anche indicarci che nel corso dei mesi è un metodo operativo vincente. Tra l'altro, un metodo che io replico anche sugli indici, sulle materie prime e sul Forex. Con tempi diversi, chiaramente, non lascio un'operazione magari sul Forex aperta 2 o 3 giorni, però questo proprio per tornare a quello che dicevamo prima, sul mio metodo operativo, è una strategia che cerco di portare avanti seguendo delle regole rigide, perché lo stop loss va sempre rispettato. È un'operatività semplice, perché come detto non uso nessun indicatore, ma solamente un grafico così. Le mie aree di resistenza e di supporto, compro a rottura rialzista, vendo a rottura ribassista e poi si va a cercare i target un po' più vicini. E generalmente sui target, Maurizio, dico questo, poi mi taccio. Generalmente sui target ne indico sempre due, quindi anche qui su Campari il target finale passo a 8 euro, ma il primo target era posto in un'area intermedia, ora non ricordo di preciso a memoria, ma era intorno agli 8,25, dove si prende una prima parte del profitto sull'operazione e poi si lascia correre la parte, magari se avete comprato 1000 azioni, 500 le chiudete qui sul primo target, 500 le lasciate aperte fino al target, finale. Per riprendere in considerazione un acquisto su Campari, come minimo deve andare a toccare l'area di supporto dinamica, è corretto questo, Giorgio? È un'osservazione del nostro ascoltatore. L'area dinamica, quindi per stare intorno agli 8 euro, come hai detto prima, dovesse, come già accaduto magari in questa situazione, noi eravamo in vendita e magari sì, ci si poteva anche girare in acquisto, però non abbiamo mai la certezza che sul tocco della parte inferiore, ma anche superiore dell'area supportiva, poi il mercato torni a girare. E anche qui potrebbe non accadere lo stesso, se dovesse tornare a scendere Campari dagli 8,39 di oggi verso quest'area. Chi ce la dà a noi la sicurezza di comprare su questo livello? Certo, graficamente io vedo, Giorgio ha tracciato, ha graficato un'area supportiva, un livello di supporto dinamico e qui facciamo tombola, Maurizio, compriamo 8 euro e aspettiamo che il titolo torni sui massimi. Potrebbe accadere, perché no? Però non è un'operazione che andiamo ad effettuare su questo servizio. Se magari arriva una discesa in area 8 euro, io come prima cosa cerco di disegnarli molto molto semplice. Se dovesse accadere come detto, un ritorno in area 8 euro, io qui non vado a comprare assolutamente 8 euro operazione, ma attendo delle candele successive che vadano a chiudere sopra questi livelli, ovvero sopra
diciamo 8,22 euro, quindi con un tocco eventuale tocco di 8 euro 7,95 io otterrò una chiusura sopra questo livello all'incirca, poi magari lo vedremo meglio se dovesse verificarsi questa situazione. Quindi un successivo ritorno sopra gli 8,25 allora per me sarebbe un nuovo segnale di acquisto per andare a prenderci un target a 8,50, poi successivamente a 8,75 e magari a 9 euro, ma di certo non vado a comprare qui perché se il mercato gira e torna sotto gli 8 euro, sotto i 7,80, poi magari potrebbe scendere ancora del 10, 15, 20%, non lo sappiamo questo. Per cui l'osservazione è più che giusta, credo di aver risposto Sì, insomma a assolutamente. quella che era l'osservazione. Da qui in Assolutamente. poi, se Campari dovesse tornare a girare al rialzo sopra questa di resistenza, anche se come detto prima non mi convince molto il movimento attuale del mercato, anche su Campari si vede chiaramente. Nelle scorse sedute è salito a 8,70-8,75 euro, quindi sopra questa area supportiva, che sicuramente non è il Santo Graal, però è molto indicativa. Quindi delle sopra quest'area per me non l'abbiamo effettuata, però per me potevano anche valere come segnale di acquisto un ritorno a 8,50. Invece il mercato è andato ancora a scendere, quindi magari si è verificato su Campari, si è verificato su qualche altro titolo, oggi non ho avuto tempo di vederli tutti, però. È un po' una situazione, un po' un movimento di mercato un po' ambiguo, secondo me. Staremo a vedere nelle prossime sedute. Però, come adesso compare un titolo nello specifico, dovrei vedere oggi cosa è successo sul titolo e stasera allo studio. Però, magari su altri titoli è stata effettuata questa discesa, ma le quotazioni sono restate sopra le aree supportive, come abbiamo visto per l'indice americano e FTSE MIB. Quindi. Su altri titoli, magari il ritraccio di oggi non avere proprio occasione di acquisto, e magari domani stesso entreremo subito sul mercato con un'azione, non so, Eni, Telecom, no, Telecom no, perché non la comprate Telecom, ma magari su qualche altro titolo, sì, è ancora da studiare. Questa sera mi metterò tranquillamente a monitor, domani mattina vedremo il da farsi. Bene, Giorgio, mi riprendo il controllo del video anche perché siamo nella parte conclusiva del nostro webinar. Ricordo a tutti gli ascoltatori sul sito dell'Istituto Svizzero della Borsa, potete plottarlo con il punto ch o col punto com, indifferentemente, www.istitutosvizzerodellaborsa.ch, dalla pagina abbonamenti. Nell'elenco dei nostri abbonamenti trovate scelta vincente in offerta. Cliccate sulla icona di scelta vincente e arrivate alla pagina dell'offerta. Ma come al solito, quelli che maggiormente di voi gradiscono il contatto diretto con il nostro customer care, che sono tanti, possono mandare un WhatsApp o un SMS al 320 8756 444 e hanno immediatamente li andremo a richiamare e sulla base di quello che è la situazione cliente individuale possiamo andare a configurare anche delle offerte completamente personalizzate e i nostri clienti che hanno acquisito attraverso il metodo telefonico del nostro customer care normalmente ci ringraziano proprio per aver preso le migliori offerte possibili. Credo che, ecco, un'ascoltatrice ci dice, ogni giorno con voi si impara sempre qualcosa di più. Bene, ogni giorno con noi, anche perché ogni giorno con noi ci sono i nostri autori. Questa sera c'è stato Giorgio Pallini che ci ha onorato e gratificato della sua presenza, della sua cultura finanziaria, del suo savoir-faire, nelle operazioni di trading e ci ha esposto con molta tranquillità e sulla base della sua esperienza, la metodologia che andrà a utilizzare nel fornire i consigli, i migliori consigli di scelte vincenti per i nostri, ascoltatori. Una rapidissima domanda, Giorgio, ma perché siamo proprio in conclusione. Un nostro ascoltatore vorrebbe sapere se il setup di ingresso si basa anche sulle candele candlestick o su che cosa, visto che tu usi praticamente esclusivamente la price action. Se puoi dare solo Io un'indicazione molto rapida, perché siamo proprio in conclusione.
Sì, il grafico che avete visto oggi è sostanzialmente quello che io adopero tutti i giorni, quindi classiche candele giapponesi, non mi invento nulla, cerco di andare a valutare quelle che sono le chiusure delle candele. Magari possiamo avere dei prezzi diversi perché le piattaforme poi magari girano su livelli diversi, però per quanto riguarda le azioni italiane andatele a verificare anche sul sito di Borsa Italiana, tanto sono visibili a tutti. E niente più, Maurizio, semplicemente quello che ho fatto vedere oggi è il mio metodo operativo. Perfetto, grande semplicità, grande trasparenza e anche grande esperienza. E quindi facciamoci guidare da Giorgio nelle operazioni di trading su Borsa Italiana. Il sistema di Giorgio è molto lineare, molto trasparente, non vuole creare portafogli. Normalmente abbiamo una sola azione in portafoglio, talvolta può capitare che ne abbiamo due, ma non si tende a costruire un portafoglio, è un vero e proprio stock picking, è una vera e propria selezione accurata delle azioni, presa in genere dai titoli più liquidi di Borsa Italiana, quindi quelli più facili da tradare, da avere nelle nostre piattaforme o ad avere addirittura con la nostra banca di riferimento. Ogni segnale è corredato dallo stop loss e Giorgio segue pedissequamente tutti quanti i segnali anche dal punto di vista della gestione della posizione. Avete visto gli ottimi risultati prodotti. Se siete innamorati dei titoli liquidi di Borsa Italiana, bene, questa è la scelta vincente per voi. Al 320-8756-444 mandate un messaggio con scritto scelta vincente e avrete la nostra migliore offerta possibile sul servizio per darvi una lunga vita di sviluppo di trading e di profitto sul vostro conto di trading. Bene, abbiamo credo trascorso una bella serata insieme con Giorgio. Giorgio, molte grazie per la tua partecipazione, molte grazie per essere stato il nostro relatore di questa sera. Maurizio, grazie a te, grazie a tutta la redazione dell'Istituto della Svizzera della Borsa, grazie soprattutto a tutte le persone che ci hanno seguito, perché ne vedo ancora tantissime e numerose, quindi spero di aver contribuito un po' a quella che è anche la vostra scelta operativa. Che dire, vi aspettiamo numerosi, una buona serata a tutti e ancora mille grazie Maurizio. Grazie Giorgio, l'appuntamento con il nostro pubblico è per domani sera alle 18. Andrà in onda un webinar di Investors, un Investors webinar, lo trovate sul sito di Traders, sul sito di Investors, anche da stasera sul sito dell'istituto. Si tratta di un webinar molto interessante, molto in controtendenza rispetto ai contenuti che normalmente facciamo. Non parleremo di trading, parleremo di investimenti e parleremo di una startup italiana che si chiama Energia Positiva, che ha inventato un modello di business veramente eccezionale, a cui stanno aderendo moltissime persone, moltissime anche persone comuni, non solo investitori propensi ad investire del denaro, ma persone che credono nel progetto di energia positiva che sostanzialmente si riassume nell'essere il volere un mondo pulito, un mondo più pulito, un mondo non inquinato, un mondo dove lo sviluppo, il progresso può essere sostenibile risparmiando sui costi dell'energia, sui costi della luce e del gas, facendo risparmiare tutti coloro che aderiscono a questo progetto, dando addirittura loro un rendimento e dando loro addirittura un beneficio fiscale. È una startup che ha avuto un'idea splendida, Investors l'ha scoperta, l'ha già avuta ospite in altre occasioni, in altri eventi, soprattutto in sala, essendo una startup di Torino, soprattutto è stata ospitata da Investors e da Traders Magazine all'Università di Torino. Nelle sale che normalmente adibiamo ai nostri eventi per l'Investor Tour o il Traders Tour. Bene, la startup Energia Positiva domani è sul Investors Webinar alle 18. È un webinar interessantissimo. Se pagate le bollette luce e gas, vi interessa, al di là di ogni vostro interesse come investitore. Come al solito, sui nostri siti trovate i banner per potervi iscrivere. Grazie ancora della vostra partecipazione.
e arrivederci con i prossimi contenuti di Investors, di Traders e dell'Istituto Svizzero della Borsa. Buonasera a tutti.